È un periodo davvero speciale per il direttore generale della BCC di Buonabitacolo Angelo De Luca, che nei giorni scorsi ha prima festeggiato i suoi 60 anni e poi ricevuto il prestigioso riconoscimento della Stella al Merito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il direttore De Luca ha voluto fare una dedica speciale per la sua onorificenza. Il giorno di Pasqua ho fatto 60 anni, c'erano 150 amici che mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno voluto, diciamo così, con la loro presenza gratificarmi dell'amicizia, cosa più importante. Poi contestualmente bisogna anche dire questo, no, metà dei 60 l'ho trascorso in questa banca che dirigo, quindi questo mese sono anche 30 anni della banca di via cooperativo che io ne sono il direttore. E poi mi è arrivata questa bellissima notizia, io sono, voglio dire, poco avvezzo alle premiazioni, però è una cosa che mi gratifica molto, perché da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Poletti del Lavoro, mi è stata conferita questa Stella a merito del lavoro per perizia e laboriosità. Io ringrazio molto per questa onorificenza, perché è stata anche consegnata in un contesto molto solenne nella stazione marittima di Napoli, dove c'erano i prefetti delle varie regioni e soprattutto, voglio dire, sia della Campania che di Napoli che di Salerno. E io ho avuto il piacere di essere insignito da parte del prefetto di Salerno, perché si sono divisi un po' i premiati e le varie prefetture. È stata una cosa importante, soprattutto perché il mio ruolo non è che un riconoscimento verso la mia persona, in parte lo è anche, non voglio fare eccessivamente il modesto, ma soprattutto il riconoscimento per una squadra, per i colleghi, per gli amministratori, per i soci, per il nostro istituto, perché se mi hanno premiato è perché io sono il direttore di questa banca e questa banca, nonostante tutto e tutti, nonostante le difficoltà, nonostante la crisi, vuol dire che abbiamo merito tutto, tutti si abbiamo portato alto il vessillo della nostra banca durante questo lungo periodo di vita passato in comune. Mi ha colpito la dedica che le ha fatta a tutte quelle persone che lavorano in silenzio, una dedica splendida, soprattutto in questo periodo. Io ritengo che molti lavorano in silenzio, lavorano con discrezione e con discrezionalità, non fanno rumore, si trovano a aver trascorso la vita in maniera diciamo così dignitosa, senza aver avuto quel clamore che probabilmente molti dovrebbero avere. Però molte volte queste immagini vengono anche scalfite da qualche fannullone che vediamo sui giornali, che va a scalfire l'immagine di milioni di persone che lavorano con onestà e con serietà. Io ritengo che fa più rumore un albero che cade e non una foresta che cresce. Io ritengo che il popolo italiano sia molto laborioso, sia molto attento a quella che è, diciamo, il futuro, la propria famiglia. Siamo radicati sul territorio e lavoriamo per il benessere e per la crescita economica, sociale e culturale del nostro territorio. A queste persone va un plauso, soprattutto a loro.